Sempre più spesso si sente parlare di ecovillaggio, ma cosa significa vivere in una realtà come questa a stretto contatto con la natura e in comunione con altre persone? Lo scopriremo oggi. Il cartello dice benvenuti a Tempo di Vivere e io vi do il benvenuto ai Paesi delle Meraviglie. Più attenti e affezionati telespettatori dei Paesi delle Meraviglie, Gabriella, sicuramente ti avranno riconosciuto perché noi eravamo già stati a Tempo di Vivere, però vi trovavate in provincia di Modena. Adesso invece siamo in una frazione di Bettola, siamo a Calenzano, sui Monti Piacentini, e quindi vi troviamo in questa nuova bellissima location. Quindi nel ringraziarti per averci permesso di venire nuovamente a trovarvi, ti chiedo come mai. Beh, la motivazione è semplice e drammatica, nel senso che nell'altra sede abbiamo subito la distruzione di una tromba d'aria che ci ha tolto metà della struttura nella quale vivevamo, per cui è stata un'esigenza di cambiamento decisa dagli eventi. Forse è stata una spinta, e questo ci ha permesso di trovare questo luogo bellissimo, forse più bello sotto alcuni aspetti, per cui immerso in una natura stupenda, più grande, e ci ha permesso anche di attuare dei cambiamenti proprio all'interno del progetto che noi portiamo avanti come Tempo di Vivere, che si basa moltissimo sulle relazioni, e questa struttura ci ha permesso di ospitare e far avvicinare tante persone. Per cui a oggi, nonostante siamo passati solo 8-9 mesi, abbiamo quasi raddoppiato le persone che vivono con noi. Voi siete qui dal novembre del 2017, quindi circa un annetto, avete conosciuto il passare delle stagioni finora, siete arrivati in inverno, il trasloco non è stato semplice, però come hai detto ne sta valendo la pena, e questo splendido panorama ci permette anche di apprezzare la bellezza della natura e ci permette anche di capire il perché avete scelto questo luogo. Questo luogo è stato scelto, vabbè, un po' per comodità, praticità, per ampiezza, e per il fatto che era pronto. Una struttura già ristrutturata ci ha permesso un trasloco che non ha interrotto le nostre attività. Per cui da subito, praticamente dai primi di dicembre, abbiamo potuto riniziare ad entrare nella nostra vita normale, che è quella di chiamare persone a comprendere come si può vivere in una maniera diversa dalla città. Questo è proprio uno degli obiettivi di Tempo di Vivere. Ricordiamo come è nato.
Tempo di vivere nasce oramai nel 7-8 anni fa, dall'idea di persone adulte che volevano capire cosa fare da grandi, essendo un po' stanche della struttura sempre uguale e con poche relazioni con le persone, hanno scelto di lasciare i loro lavori, le loro città, le loro attività, per riunirsi e formare una comune. La nostra è una comune intenzionale, all'interno della quale viviamo tutti assieme, lavoriamo tutti all'interno della realtà, per cui tutto ciò che facciamo è il sostegno del progetto. Per noi il tempo di vivere vuole essere un esempio di possibilità. È possibile vivere assieme scegliendo di fare quello che ci piace e mantenendo anche viva il senso della relazione, che riteniamo sia la cosa più importante. Ciò che da soli non si riesce a fare, uniti in gruppo, è possibile. E noi ne siamo la dimostrazione. Rispettando anche fortemente la natura, l'ambiente, e questo lo scopriremo poi nel corso della trasmissione. Sappiamo che ci sono tanti aspetti che vogliamo comprendere grazie all'aiuto di tutti voi. Racconteremo anche le storie delle persone comunque che hanno deciso di far parte della vostra famiglia, e saranno veramente degli esempi, come hai detto tu, per capire che è possibile vivere in modo diverso senza perdere però il contatto con se stessi. Anzi, direi proprio riacquisendo il contatto con se stessi e con le proprie passioni. Per cui da noi c'è chi ama in particolar modo mettere le mani nella terra, e abbiamo un orto che in questa realtà è diventato molto più grande e anche molto produttivo, più produttivo di Marano, di quanto non lo fosse Marano. Ha permesso a qualcuno di noi di sviluppare sia le proprie passioni e i propri talenti a livello di alimentazione, e anche di andare a comprendere quanto è importante appunto il contatto con se stessi anche nella salute, ad esempio, anche nella cura del proprio corpo. E questo è un altro aspetto che noi andiamo a toccare. Qualcuno di noi, la meraviglia di tempo di vivere è la diversità, per cui ognuno di noi sta portando qualcosa di nuovo e di diverso proprio per arricchirci reciprocamente. E non vedo l'ora di scoprirlo. Bene, allora andiamo. Thank you.
Eccoli dove sono, sono già nell'orto, andiamo. Cristina, ti disturbo un attimo dal tuo lavoro qui nell'orto, perché tu sei appunto una delle persone che si occupano del cibo. Perché all'interno di un ecovillaggio è fondamentale l'autoproduzione per quanto possibile, e quindi non si può prescindere da un orto che rispetti totalmente i cicli stagionali, e ovviamente non vengono utilizzate, immagino, delle sostanze dannose sia per la nostra salute che per l'ambiente, così? Assolutamente. E qui tutto lo definiamo naturale, non mettiamo assolutamente trattamenti, pesticidi, non concimiamo, il terreno non è addirittura lavorato, se vi guardate intorno è semplicemente ricoperto con della paglia, e appunto questo è il metodo che Tempo di Vivere utilizza da 3 anni. È il metodo di Giancarlo Cappello, che appunto richiama al discorso di non lavorare il terreno, diciamo che la pianta faccia da sola e che tutto si svolga in maniera più naturale possibile. In questo periodo la natura cosa ci offre nell'orto? In questo periodo, allora, io stavo raccogliendo delle cicorie da taglio che sono quasi a fine ciclo, era più una cosa estiva. Abbiamo trapiantato dei cavoli per l'inverno, abbiamo verze più su che stanno già crescendo bene, e poi abbiamo Riccardo di là che sta cominciando a trapiantare delle insalatine invernali. Adesso io mi sposto appunto verso Riccardo, lo raggiungo in questo momento. Riccardo è un po' infortunato, ma ce la faremo lo stesso. Sta appunto trapiantando, quindi una delle lavorazioni che vengono fatte in questo periodo. Quindi ciao Riccardo, ti vediamo al lavoro. Sì, e beh, il trapianto è una delle cose più importanti. Facciamo molte piantine, le facciamo su in serra, quindi le seminiamo noi. Al momento non siamo ancora riusciti a farle tutte. Ed è essenziale in questo metodo, come facciamo il trapianto e le semine, perché noi non lavoriamo la terra assolutamente, quindi spostiamo solo un po' la pacciamatura, e facciamo un buco nel terreno semplice e mettiamo la pianta, quindi il terreno rimane intatto così com'è, anche con tutte le erbe spontanee che rimangono poi sotto la pacciamatura, che nutrono anche loro il terreno. Questo metodo si basa su questo, quindi tutto rimane il più possibile rispettoso di quello che c'è già, quindi del prato che c'è sotto e della natura. Ecco, questa pacciamatura è fieno? No, cos'è? Questo è fieno, sì. Quindi sfalciamo il prato a mano, è una cosa molto semplice. Ed è importante che sia fieno perché contiene sostanze di tutte le piante che crescono qua, quindi è un continuare il ciclo. E contiene anche i semi delle piante. Quindi tagliamo il fieno a fine stagione, quando ci sono già i semi, in maniera che le piante si riseminino, anche quelle spontanee, e continuino a nutrire il terreno. Ho notato che tu stai lavorando scalzo, questo sì, per avere un contatto ancora più diretto con la madre terra. Sì, è anche perché è proprio bello essere scalzi, qua c'è fieno, paglia, quindi è tutto morbido e è facilitato ed è molto bello. E ti piace lavorare qui? Sì, mi piace moltissimo. È una scelta questa, la tua? Sì, è una scelta di stare qui, di fare le cose in una maniera nuova, diversa e più bella.
Perché Luana, tu sei una delle addette all'orto, diciamolo, diciamo così. Ti piace fare questo? Mi piace tantissimo, l'ho scoperto dall'estate scorsa quando a Marano Giancarlo Cappello è venuto e ci ha dato una mano nel far partire l'orto in un territorio totalmente improbabile perché era argilloso, era in discesa, ventosissimo e siamo riusciti a portarci un sacco di frutti per tutti i mesi fino al trasloco, fino a novembre stavamo ancora raccogliendo e lì ho veramente, per me è stato il miracolo, è stato entrare in contatto con una forma di cura diversa da quella che ho portato avanti per tanti anni nella mia vita come infermiera e con una restituzione di energie, un contante scambio da parte della natura che mi appassiona tantissimo. E quindi anche qui mi sono messa con da prima con Giancarlo che ci ha avviato l'orto, ci ha dato una mano e stiamo seguendo il suo metodo che ci piace molto per la forma di rispetto nei confronti della natura, del fatto di non interagire, di dare la fiducia, di prenderci cura e di lasciare che faccia il suo corso. Quindi è una cosa che mi appassiona molto. E tu sei una grande appassionata anche di erbe spontanee, così? Mi piace un sacco, infatti organizziamo anche dei corsi sulla riconoscimento, raccolta, trasformazione delle erbe spontanee. Qui è ricchissimo, non mi sembra vero, mi sembra di entrare nei libri che studiavo naturopatia. È molto fertile questa zona e ci piace molto utilizzarle anche poi per prenderci cura di noi nel momento in cui il nostro corpo ci manda dei segnali. Esatto, perché quindi non solo come cibo ma anche come cura. Assolutamente. Anche perché poi la base della medicina sono le piante. Deriva tutto da lì, per cui abbiamo un approccio innanzitutto dal punto di vista della comprensione di ciò che il sintomo ci sta portando come messaggio e poi come supporto, sostegno, generalmente abbiamo questo approccio grazie al contributo che le piante, soprattutto se della zona in cui viviamo, ci possono portare. Per esempio, visto che il nostro Riccardo si è fatto male, prima ti chiedevano dei consigli perché tu sei un po' l'infermiera dell'ecovillaggio, appunto essendo appunto del tuo passato come appunto infermiera, e che consigli hai dato? Mi dicevi che gli hai fatto un impacco. Sì, abbiamo fatto un impiastro di argilla, l'abbiamo già fatto subito non appena si è fatto male ieri, e quindi questo tipo di approccio permette di aiutare verso l'infiammazione, a ridurre l'infiammazione e il dolore senza utilizzare delle, diciamo, terapie particolarmente soppressive o traumatiche o tipo anche lo stesso ghiaccio che era per me il must fino a pochi anni fa. Venivo da 12 anni di soccorso in Croce Rossa, quindi ho voluto destrutturare tutte le mie conoscenze per arrivare a un approccio molto più simile a quello che è il mio. E quindi sì, anche Riccardo ha dovuto beccarsi il suo impiasto di argilla che abbiamo rinnovato stamattina e poi man mano controlliamo, andiamo anche a livello percettivo nell'ascolto e aiutando poi se c'è qualcuno che non sta bene ad entrare maggiormente nell'ascolto di ciò che questo sintomo, questo segno sta portando, come un arricchimento proprio, è una grande ricchezza che è l'unico modo che il nostro corpo ha di comunicare che c'è qualcosa di cui prenderci cura, quindi andiamo in quella direzione, possibilmente con metodi naturali. E infatti è proprio questo uno degli aspetti interessanti, perché voi oltre ad intervenire, diciamo, sul danno già fatto, andate a ricercare anche il perché. Sì. Cerchiamo di aiutare la persona o di aiutare noi stessi quando si tratta, generalmente siamo io e Katia, siamo le due naturopate, e andiamo proprio a comprendere qual è il messaggio, sì. È una grande risorsa perché io sono stata abituata anche per il mio lavoro a vedere il sintomo, qualcosa di cui prendersi cura per toglierlo. In realtà prendersene cura per ascoltarlo e trasformarlo ha una grandissima ricchezza che ti porti dietro.
Grazia, tu sei la figlia di Gabriella e a tempo di vivere prima a Marano e adesso qui vivi con la tua famiglia, con Ermanno e con i tuoi splendidi bambini Pietro e Isotta. Li abbiamo visti piccoli, sono cresciuti, sono simpatici, sono belli come il sole e vivono in questa realtà che per molti può essere inusuale, ma per loro è la quotidianità. Quindi perché Katia ha deciso di intraprendere questa avventura, questa scelta di vita con la tua famiglia? Perché a un certo punto ci siamo resi conto che che avevamo tutto, quello che ci serviva, niente di più e niente di meno, però ci sembrava, ci guardavamo ogni tanto e dicevamo: ma è tutto qui? Cioè la vita è questa, è alzarsi tutte le mattine, fare sempre le stesse cose, ricavarsi pochi tempi, pochi spazi per stare insieme, quei pochi spazi poi ridotti al weekend in cui poi c'era da fare anche tutto quello che serve nella vita, per cui la spesa, andare in posta e fare tutto. Quindi a un certo punto ci siamo resi conto che non ci bastava. Quindi questa è stata la scelta che è stata maturata nel tempo e che si è sviluppata, poi concretizzata in un primo passaggio nel 2011 quando abbiamo deciso di fondare l'associazione, proprio con l'idea di creare una comunità intenzionale. Quindi abbiamo fatto questo progetto e nei 3 anni successivi abbiamo lavorato a costruire questo progetto, a sognarlo, a cercare il posto giusto, finché poi appunto nel 2014 abbiamo trovato il posto dove siamo andati, che era Marano, vicino a Modena, da cui poi siamo dovuti venire via perché l'anno scorso purtroppo c'è stata una tromba d'aria che ha distrutto una parte del podere e non abbiamo trovato accordi col proprietario per avere delle riparazioni in tempi brevi e per noi era fondamentale insomma poter riprendere le attività nel periodo invernale, quindi in fretta e furia abbiamo cercato un'altra casa e evidentemente era il momento giusto e quindi è saltato fuori questo posto che per noi adesso è addirittura meglio rispetto a dove eravamo prima, per cui evidentemente dalle crisi poi escono sempre nuove opportunità. È un po' il nostro mantra questo. Quindi la scelta che proprio è stata per ritrovare, sembra fa ridere, però è vero, il tempo di vivere, perché in realtà era una vita molto meccanica, molto fatta di routine, molto un po' tipo automi, insomma si facevano sempre le stesse cose. Volevamo fare qualcos'altro, scoprire anche qualcosa di noi che fino a quel momento non ci eravamo dati l'opportunità di scoprire. E così abbiamo deciso di, con molte paure, proporre questa cosa anche ai nostri bambini, nel senso che sappiamo che è una scelta che a volte sembra limitativa, però ogni tanto ci diciamo: è vero, abbiamo scelto noi, non hanno scelto loro, ma d'altro canto anche quando si vive in città sono i genitori che scelgono per i bambini e quindi per noi è stato importante provare a dare qualcosa di diverso. Il contatto con la natura, il fatto che qua ci sono tantissime persone di qualsiasi età che arrivano, quindi noi paradossalmente siamo più isolati rispetto a chi vive in città, ma stiamo conoscendo veramente centinaia di persone che prima non conoscevamo, perché non avevamo neanche il tempo di farlo, neanche le opportunità. E quindi per noi è stato, insomma, riconosciamo i limiti e cerchiamo di superarli, quindi chiaramente con degli spostamenti, offrendo qualcos'altro ai bambini di alternativo, e però quello che ci dà questa vita prima non ce la dava, assolutamente. All'interno di un ecovillaggio, di una comune, ognuno ha un compito ben preciso. Tu sei l'esperta di naturopatia e di autoproduzione e infatti adesso ci spostiamo in un altro angolo del podere proprio per vedere come è possibile creare dei saponi piuttosto che dei prodotti fatti in casa, che appunto è autoproduzione, quindi evitare di fare acquisti di massa. Il più possibile sì. Sì, il più possibile sì. Noi ancora qualcosa acquistiamo, perché farli in casa richiede anche tempo ed edizione, non sempre ce n'è, per cui qualcosa si compra ancora. Questa è anche, fa parte della... Io dico sempre che per essere sostenibili dobbiamo essere sostenibili anche per noi. E non siete isolati, quindi. Non siamo isolati, no. Noi andiamo a fare la spesa per quello che ci serve e che non riusciamo a farci comunque ancora nella grande distribuzione, cerchiamo il più possibile di acquistare a chilometro zero, per cui adesso siamo arrivati non da tanto, ci stiamo ricreando una rete e direi che siamo già a un buon punto.
Sì, però la maggior parte delle cose, anche per una questione di salute nostra, quindi prodotti che noi facciamo, li facciamo perché usiamo poca roba, e di solito roba che si trova in casa o in cucina, e economica, ma anche soprattutto rispetto alla salute e all'impatto ambientale. Sì. Eccoci quindi, Katia, a lezione di autoproduzione. Dove partiamo? Allora, io ho allestito un po' con materie prime, che vedete per ogni prodotto sono molto poche. E io partirei dall'oleolito di curcuma, oggi lo facciamo di curcuma, perché è una cosa che poi si può utilizzare per diverse cose, per diverse altre cose. Vi faccio vedere come si fa, poi per dire l'oleolito di curcuma ha bisogno di stare una settimana a decantare, deve essere agitato, quindi vi faccio solo vedere com'è e poi dopo, insomma, ci saranno i passaggi successivi. Ci sono i passaggi successivi. Poi facciamo un sapone base di Marsiglia, faremo due tipi di dentifrici e un prodotto per la casa, un multiuso, spray. E questo è, insomma, partiamo da questo. Quindi io ho già dosato, qui c'è olio di sesamo, di semi di sesamo e curcuma in polvere. Sono 250 millilitri di olio di sesamo che versiamo in un barattolo riciclato di qualsiasi cosa. Ok, si versa un cucchiaio e mezzo circa di polvere, si chiude, si miscela e questo barattolino va lasciato per 7 giorni, agitandolo tutti i giorni in modo che la curcuma rilasci nell'olio le sue proprietà. All'ottavo giorno non si agita, per cui la curcuma si deposita in fondo e si filtra con una garzina in modo da ottenere l'oleolito che poi si può usare o direttamente o per fare saponi e altri cosmetici. Le proprietà della curcuma sono antiossidanti, antinvecchiamento, proteggono anche dal sole, per cui comunque messo in creme può servire per una lieve protezione quotidiana, chiaramente non è uno schermo protettivo totale, è antirughe, quindi può essere usato per tantissimi usi. È molto interessante. Ed è molto semplice. Quando si toglie, adesso in questo barattolo, quando verrà tolto, di solito si usano dei barattoli scuri, non trasparenti, e non deve essere esposto al sole. Invece prepariamo un sapone di Marsiglia. Sì, un sapone di Marsiglia classico, puro, con l'olio extravergine d'oliva. Gli ingredienti sono pochissimi: soda caustica, che si trova dai ferramenta, acqua distillata, quella che si usa per i ferro da stiro, che si trova in qualsiasi supermercato, e olio extravergine d'oliva. Basta, questi sono gli ingredienti per un sapone di Marsiglia puro. Allora, la procedura. Vi dico gli strumenti che servono e vanno dedicati, perché usando la soda caustica poi non, è meglio non usarli per altri utilizzi. Allora, servono dei contenitori che siano termoresistenti, perché nella reazione tra la soda e l'acqua si arriva a temperatura di 80-85 gradi, quindi il contenitore deve essere resistente. Per maneggiare la soda, siccome crea vapore, servono occhialini protettivi, mascherina e guanti. Serve una spatolina per girare, ecco, in questo caso un frullatore immersione che sia dedicato solo a questo perché frulla soda, quindi, e degli stampi, se no, se non si hanno gli stampi in silicone che si trovano, sono i classici stampi da biscotti, da muffin, insomma, si possono usare anche i tetrapack del latte,
tagliati in cima, poi si cola dentro, poi quando vi spiego la procedura si apre e si crea la forma di sapone rettangolare, insomma, un parallelepipedo. Quindi la prima cosa, si pesano gli ingredienti. In questo caso prepariamo circa 500-600, diciamo quasi 700 grammi di sapone, più o meno 650 grammi. Si usano 64 grammi di, si pesa tutto in grammi, non si fa in millilitri, quindi anche l'olio è pesato in grammi e anche l'acqua. Si usa 64 grammi di soda e si unisce all'acqua. Allora, prima si versa l'acqua distillata. Attenzione, mettiamoci a fare, però io mi sposto un attimo per questioni di sicurezza. Mettiamo gli occhialini. Allora, si unisce la soda, si mescola. Okay, si stanno appannando. Allora, è importante versare la soda nell'acqua e non il contrario, perché si rischia che faccia tipo vulcano. Ok, adesso la lasciamo lì, lei reagisce, tra poco vedrete che se metti una mano qua senti il caldo. Confermo. Ok. Okay. Ed effettivamente ti proteggi, perché io che non sono protetta sento proprio pizzicare. Non è... Allora, è una precauzione, non è drammatico se si sente un po', però è un po' irritante. A questo punto la soda sta facendo la sua reazione. Verso l'olio in un becher più grosso, è olio di oliva, e sono 500 grammi di olio di oliva. Ok, la soda intanto sta reagendo, facciamo che si sciolga bene tutta. Attenzione. Ok, adesso il reattivo si unisce, la soda crea una saponificazione dei grassi, di una parte di grassi dell'olio. La misceliamo. Ok, man mano che reagisce l'olio vedete che cambia colore, non è più semitrasparente ma si sta opacizzando. Quando li abbiamo ben miscelati tutti, usiamo il frullatore a immersione per creare quello che si chiama, insomma, facilitare tutta la saponificazione, creare quello che si chiama nastro. Il nastro è sostanzialmente un processo in cui questa miscela si monta tipo la maionese. Quindi si crea, qui adesso è da frullare finché si crea, diventa proprio, sembra una maionese. Quando si è creato il nastro, per colarlo in questi stampi è meglio lasciarlo un po' più liquido, se invece si usano i bricchi si può lasciare anche un pochino più solido. A posto. Allora, per colarlo in questi stampini, adesso la consistenza, la tiro su, è proprio poco più della, tipo una crema pasticcera un po' liquida. Lo lascio un po' più liquido perché per colarlo in questi stampini serve che il nastro sia più leggero. Se avessimo uno stampo di quelli tipo i plum cake, per intenderci, va bene anche tirarlo un pochino di più perché si distribuisce meglio. Questa è la consistenza. Fatto questo lavoro, si cola negli stampi. Okay. Si prendono gli stampini in silicone e il sapone si cola. Esattamente come faremmo con dei dolci o del cioccolato. Li abbiamo colati negli stampini, devono rimanere 48 ore così, dopo coperti con un panno, uno strofinaccio della cucina e una coperta per 48 ore. Dopo 48 ore, ti faccio vedere,
si tirano fuori dagli stampini, cambiano anche leggermente colore perché asciugandosi e evaporando la soda caustica hanno già una buona consistenza, ma non sono ancora pronti perché comunque qua dentro la soda deve ancora reagire. Quindi hanno bisogno di stare su un piano coperti. L'odore è proprio quello tipico del Marsiglia, è proprio la reazione che fa questo lavoro per 30-40 giorni, girandoli ogni tanto, e poi si possono utilizzare. Ed è un sapone di Marsiglia che va bene per le mani, per il corpo, ma anche grattugiato per lavare i panni. È proprio il classico sapone di Marsiglia. Adesso il dentifricio. Oggi facciamo un dentifricio in polvere, che è un po' diverso da quello in pasta. Noi lo facciamo anche in pasta con la glicerina vegetale, gli ingredienti bene o male sono gli stessi. Argilla bianca super ventilata che si trova in erboristeria. In questo caso metto un pochino di bicarbonato, del tè verde che ho passato semplicemente nel macinacaffè per polverizzarlo meglio, e degli oli essenziali di salvia, menta verde e limone. Allora, è molto semplice perché si mettono 3 cucchiai di argilla bianca. Ok. Siamo a favore di telecamera. Stavo cercando se avevo un cucchiaino, però diciamo. Più o meno, adesso ho dietro cucchiaino, però un cucchiaino di tè verde. Un cucchiaino di bicarbonato. Si gira. Ups, è esploso. Voi tutti questi prodotti, oltre al vostro consumo personale, li vendete anche? Allora, li vendiamo ai soci, nel senso che di solito se qualcuno viene a fare i laboratori per imparare, magari prende qualche campione, qualche cosa e dà un contributo, questo sì. Noi non li vendiamo chiaramente sul mercato perché non siamo non abbiamo un laboratorio. Sì, io dei saponi faccio anche gli shampoo solidi perché quella è la procedura base. Poi aggiungendo ingredienti o cambiando i tipi di grassi si possono chiaramente fare tipi di saponi diversi. Io faccio lo sapone all'argilla verde piuttosto che lo shampoo all'olio di cocco, tutti solidi, quindi si risparmia anche nel packaging perché sono solidi, quindi si usano come delle saponette. E sì, li diamo anche ai nostri associati quando insomma vengono qua. A volte adesso faremo anche dei corsi per fare i regali autoprodotti e fare i cestini di Natale con le cose fatte in casa, quindi saponette e varie. Perché una domanda che potrebbe sorgerci potrebbe essere anche: ma come riuscite a mantenermi? Come riuscite a vivere? Avete altri lavori? No, noi lavoriamo tutti qua dentro e il nostro lavoro è principalmente quello di offrire ciò che sappiamo fare come corsi ai nostri associati, che danno un contributo per i materiali e per la docenza, diciamo. Quindi ognuno di noi nel proprio ambito, io adesso appunto faccio dei corsi di autoproduzione, poi dei corsi sulla naturopatia, sui rimedi naturali, che sono quelli che poi noi utilizziamo in Ecovillaggio, sull'ascoltare il linguaggio del corpo attraverso i sintomi, quindi andare a capire quello che il corpo ci sta portando. E questi sono un po', insomma, le altre persone che chiaramente hanno altri ambiti fanno corsi nel loro settore, sull'orto piuttosto che appunto sulla crescita personale, sulla creazione di obiettivi, sui metodi decisionali orizzontali, e sono tutte proposte di formazione che noi offriamo all'esterno. Poi dall'altro lato c'è anche il limitare la spesa, quindi chiaramente la nostra necessità come costo mensile si abbassa e questo ci permette anche, insomma, di riuscire a mantenere uno stile di vita buono, perché non è sopra le righe, però abbiamo tutto. Non vi manca nulla. Esatto. E mantenere, insomma, la possibilità di passare quello che noi facciamo. Alternativamente abbiamo anche degli amici che vengono a fare dei corsi, tendenzialmente adesso faremo un corso sulle piante sacre, le erbe sacre. È un nostro amico naturopata, erborista, e tendenzialmente noi portiamo cose che interessano anche a noi, per cui su cui noi ci vogliamo formare. Ad esempio abbiamo fatto il workshop sul forno in paglia e terra cruda, è venuto un altro ragazzo di un altro ecovillaggio e questo è stato un corso a scambio perché noi siamo andati a fare una facilitazione nel loro gruppo e lui è venuto a insegnarci a fare il forno e a fare un workshop per noi. Quindi questa è anche un'altra modalità che noi abbiamo. Quindi finisco il dentifricio. Io sento già il profumo. Allora, questo è l'olio essenziale di menta, metto
14 gocce. Ok. 14 gocce di menta, 14 di limone, un po' meno di salvia perché la salvia è amara e non a tutti piace, però disinfetta e quindi comunque serve. Si mescola. Si mette in un barattolino e per utilizzarlo basta bagnare un po' lo spazzolino, quindi, e poi con una spatolina o un cucchiaino mettere un po' di polvere sullo spazzolino. E poi ci si lava i denti normalmente. Molto molto interessante, sicuramente sono dei piccoli consigli che ci permetteranno anche di risparmiare e di sapere i prodotti appunto che utilizziamo sul nostro corpo, esatto, da dove vengono, esatto. E perché no, anche sperimentare può essere bello. Esatto, sì, è molto interessante. Adesso i miei bambini sono in giro, però di solito mi aiutano, a parte col sapone perché con la soda sto più attenta, però per fare tutto il resto loro vengono, paciugano e fanno con me, per cui è anche un momento per stare insieme. Di stare assieme, sì, di condividere qualcosa, insegnare anche qualcosa a loro, e questo insomma per noi è la quotidianità. Gisela, la storia di tua e di tuo marito Gabriele è singolare. Voi avete deciso di lasciarvi alle spalle la città, arrivare a tempo di vivere e far nascere la vostra bimba, che ha 2 mesi. Sì, noi abbiamo conosciuto Tempo di Vivere un anno fa per un open day e ci sono subito piaciuti. In realtà siamo partiti da un film che avevamo visto, siamo andati su un sito, dal sito abbiamo trovato Tempo di Vivere, è stata tutta una serie di casualità. E ci sono veramente piaciuti subito e ci siamo iscritti al corso di scollocamento. Era aprile, siamo riusciti a farlo a luglio con il nostro calendario incrociato con il loro, e dopo lo scollocamento Gabriele è riuscito a fare anche la via del cerchio di agosto dell'anno scorso e gli è cambiata totalmente la visione, insomma, era un'intuizione quella che avevamo, ma con la via del cerchio c'è stata come una conferma di quello che ci sarebbe piaciuto fare. E io ero sul cammino di Santiago e quindi quando siamo tornati entrambi abbiamo deciso di chiedere, visto che si sono avvicinati da Marano a Piacenza, insomma, noi eravamo di Milano, non nativi di Milano, come tutti i milanesi ovviamente, però io vivevo lì da 10 anni e abbiamo chiesto di venire qui per un periodo. Io ero incinta e quindi è nata il 2 di agosto Anush, quindi è proprio la prima bimba della comunità, che nasce in comunità perché i bambini della comunità sono chiaramente Pietro Isotta. E quindi niente, è stata un'esperienza singolare, è stato molto bello, per adesso è proprio... È bellissimo perché sono iper coccolata, quindi ero coccolata quando ero in gravidanza perché quando sei negli ultimi mesi non ti puoi muovere. Adesso c'è la bambina piccola, quindi insomma mi è andata, è bellissimo, è molto molto bello, quindi è zero stress al momento. La tua bimba quindi la vorrai far crescere qui? Allora, io e Gabriele ci siamo presi un anno di tempo, abbiamo chiesto loro un anno per vedere un po', insomma, sapendo, avevamo chiesto 2 mesi, poi 6, poi un anno, perché ci sta piacendo stare qui, però insomma, realisticamente noi lavorando in teatro abbiamo vissuto esperienze in cui vivi per tanto tempo con qualcuno in gruppo, però da lì a vivere tutti i giorni in una comunità è un'altra cosa, quindi abbiamo chiesto un periodo di prova, cioè per vedere se stiamo bene qui. Loro sono stati molto aperti in questo, quindi ci hanno dato questa possibilità e per adesso sta andando molto molto bene, però non so, cioè ancora abbiamo... presto. Sì, è un po' presto per decidere se sarà per sempre, sicuramente al momento è la cosa che non vorremmo essere da nessun'altra parte. Thank you.
Ermanno, tu e Katia avete delle scelte ben precise per l'educazione dei vostri figli. Sì, abbiamo fatto la scelta con Pietro inizialmente e la stiamo continuando con Isotta. Nel senso, abbiamo deciso di ritirarlo da scuola e di seguirne un'educazione parentale, quindi un homeschooling fatto qua, in ecovillaggio, in cui tutte le persone si adoperano per poter offrire a Pietro degli spunti, degli stimoli e di conseguenza insegnargli in modo sicuramente diverso, però più familiare e a parere noi molto più incisivo per lui. E questo lo porta molto a stimolare anche se stesso, a trovare i suoi talenti, le sue passioni, e noi cerchiamo solo di spronarlo e di aiutarlo a coltivarle e a portarle avanti. Prima vi ho visto un po' interagire con i vostri figli, lasciate a loro la libertà di scelta? Lasciamo gran parte a loro la libertà di scelta, nel senso che ci siamo accorti sulla nostra pelle quanto è difficile scegliere, e di conseguenza il fatto di iniziare a farlo da piccoli, la possibilità di scegliere cosa si vuole, cosa piace, cosa non piace, è una grande palestra per far sì che da adulti possano essere veramente adulti consapevoli nelle loro scelte e comprendendo sempre di più quelli che sono le loro volontà e quello che vogliono dalla vita. Isotta come sta crescendo? Lei è molto forse più espansiva di Pietro. Isotta è nata qua, nel senso che noi abbiamo iniziato l'avventura in ecovillaggio che lei aveva un anno e mezzo e di conseguenza lei vive nell'ottica che tutti i giorni sono stupendi e di conseguenza lei è fresca, è vivace, è curiosa e questa cosa è molto intrigante, nel senso è un grande insegnamento anche per noi poi. Lei fa le cose che si sente. Prima le ho chiesto se le andava di andare sull'altalena e mi ha detto perché? Perché devo farlo se non mi va? Sì, non ha il concetto di imposizione, non ha il concetto di dovere, di conseguenza lei fa veramente ciò che vuole e in quest'ottica è un grande senso di libertà. E il rapporto con gli amichetti, magari quando li incontrano in paese, com'è? Allora, lo stiamo coltivando, nel senso che ci sono diverse persone che fanno questo percorso di homeschooling e quindi cerchiamo di coltivare con loro delle giornate insieme in cui cooperiamo per poter portare avanti sia dei programmi, sia degli eventi dedicati a loro e quindi si autostimolano in qualche modo. Il re della cucina è Marco, lo ritroviamo con molto piacere. Ti sei evoluto nella tua ricerca appunto del mondo della cucina? L'altra volta ci avevi cucinato qualcosa con le erbe spontanee, adesso ti stai dedicando ai fermentati, è così? Sì, è una mia nuova passione, i cibi fermentati. È un mondo molto vasto e produco diverse cose, produco il miso, produco il kefir di latte, il kefir d'acqua, ginger beer, kombucha, un po' di tutto. Fermentati che proprietà hanno e soprattutto gli utilizzi vi permettono anche di gustare in modo diverso le verdure del vostro orto, è così? Esatto, e oltre ad avere questa funzione che funge da autoproduzione rispetto a quello che facciamo, hanno anche un'altra funzione molto salutistica sull'organismo, perché i cibi fermentati sono cibi ricchi di microrganismi, sono alimenti probiotici e quindi servono a mantenere il sistema immunitario molto vivo, molto attivo, che ha la funzione di proteggere il nostro organismo da eventuali contagi vari e serve molto nella digestione, serve nella salute del nostro intestino, del nostro stomaco. Come si gustano questi preparati? Allora, ci sono diversi modi, ad esempio ci sono delle bevande fermentate come la kombucha. La kombucha
è un tè fermentato con l'ausilio di questa madre. In 15 giorni è pronto e può essere bevuto leggermente frizzante, un po' acidino, mentre diciamo, un'altra bevanda è la ginger beer, una bevanda a base di zenzero, molto buona, frizzantina, anche questa pronta in pochi giorni. Invece altri prodotti diversi sono ad esempio il kefir di latte, che danno una sorta di yogurt molto gustoso, un po' acido, oppure invece se andiamo in qualcosa di un po' più diverso, di origine giapponese, è il miso, che invece è un prodotto solido, è una sorta di dado naturale creato a partire dalla soia, dal riso, e anche questo è un alimento molto salutare. Tu sei colui che cucina sempre oppure avete ruoli anche qui a turno? Ok, sì, no, noi non abbiamo turni o ruoli particolari. Certamente io, avendo un'esperienza pregressa in cucina, sono quello che magari insieme ad Ermanno, insieme ad altri, ci troviamo più spesso in cucina a guardarci in faccia e a dire cosa facciamo. Però spesso e volentieri anche altri si dedicano alla cucina, magari noi ci dedichiamo ad altro, ai lavori fuori, vari che ci sono da fare. Ma non ci si annoia mai comunque qui in Ecovillaggio? Assolutamente no. Simona, ritroviamo con piacere anche te. Tu da subito hai abbracciato il progetto di Tempo di Vivere. Sì, quattro anni fa sono venuta via da Milano, dove vivevo e facevo il manager in un'azienda. Ed è stato un po', da un lato amore a prima vista e dall'altro ritrovare un sogno che mi ha sempre abitato fin da quando ero adolescente, che era quello di vivere in una grande comunità, di vivere più a contatto con la natura. E quando ho incontrato Tempo di Vivere, tutto questo è diventato reale in un colpo solo, e quindi sì, sono qua da 4 anni. Per voi fondamentali sono il rispetto per la natura e anche il coltivare le relazioni tra di voi. E infatti avete anche una pratica, un cerchio che assolutamente non può mancare. Mai, mai. Sì, sì, è un cerchio settimanale. Noi lavoriamo proprio con una metodica, una filosofia che si chiama la via del cerchio, che è ispirata a un indiano d'America che si chiama Manitoun Kwat, di cui abbiamo anche pubblicato e ripubblicato i suoi libri, e si basa su un confronto egualitario e costante rispetto alla condivisione di ciò che ci si muove dentro. E può essere individuale quello che si muove dentro, può essere una problematica che abbiamo in quel momento, una gioia che abbiamo da condividere in quel momento, o può essere anche un momento conflittuale con qualcun altro con cui si vive. La differenza che noi facciamo e che io vivo profondamente dalla mia vita di prima ad adesso è che attraverso il cerchio noi non evitiamo il conflitto, noi lo attraversiamo, lo consideriamo un momento di crescita, lo consideriamo un momento di conoscenza reciproca e una grandissima opportunità per fare dei cambiamenti di relazione dentro noi stessi, di contatto con gli altri, con ciò che ci circonda. Per noi è settimanale, le volte che per qualche motivo lo saltiamo perché eventi, cose eccetera, la nostra prima priorità è sempre quello di rimetterlo in lista il prima possibile, perché
è quello che fa la differenza nel nostro progetto. Qui è Tempo di Vivere, importantissima appunto è la condivisione, avete degli spazi comuni, diciamo privati, avete soltanto lo spazio più intimo, quello della, della camera da letto. Adesso alle nostre spalle c'è fermento perché state preparando il pranzo, anche questo tutti insieme. Sì, sì, tutti i nostri momenti sono condivisi, pranzo e cena assolutamente, solo la colazione è un po' più disorganizzata perché ci alziamo tutti in momenti diversi, chi è più mattiniero, chi meno, io per esempio sono una dormigliona per cui arrivo sempre dopo, però assolutamente il momento dei pasti è un altro di quei momenti in cui c'è l'opportunità di stare insieme, c'è divertimento, c'è condivisione dell'attività. C'è il momento organizzativo perché spesso durante la giornata chiaramente ognuno è impegnato nelle sue attività o in quelle che riguardano la gestione degli spazi comuni o dell'organizzazione dei nostri eventi. La tavola è il momento in cui siamo tutti lì, ci sono momenti di confronto organizzativi o ci sono momenti invece anche quelli un po' più di relazione che di solito propongono i nostri bambini. Noi a tavola facciamo spesso alla sera il gioco delle tre cose belle, per cui ci prendiamo un momento per condividere quello che nella giornata è stato bello, anche se è una giornata che è stata magari faticosa per qualcuno, c'è stato un litigio, c'è stato brutto tempo, qualunque cosa ci abbia messo di cattivo umore, spesso la sera è il momento per dirci, portiamo l'attenzione su ciò che di bello abbiamo avuto in questa giornata e condividiamolo con gli altri per alzare l'energia di tutti. E quella per esempio è una pratica quasi quotidiana per noi. E su questo bel messaggio ci salutiamo perché è tempo per noi di congedarci, la pizza è pronta. La pizza è pronta, è solo per quello che dobbiamo congedarci. Grazie davvero a te e a tutte le persone che fanno parte della vostra famiglia perché siete stati fantastici, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti e arrivederci.